Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash Royale. Secondo voi per quale motivo la mia schermata di gioco è sfocata? Ma cosa ve lo chiedo fare ragazzi, c'è scritto nel titolo: siamo arrivati in Arena 8. Finalmente ragazzi, cavolo, non ci speravo più. Tra l'altro notare che proprio ieri è uscito un video di Clash Royale dove eravamo a 2500 coppe. Considerate questo una sorta di speciale per aver raggiunto l'arena leggendaria. Ma comunque questo vuol dire che abbiamo fatto 500 coppe in un solo giorno ragazzi. E infatti io qua voglio lanciare una sfida a uno youtuber che alcuni di voi conosceranno, ha fatto anche un video con me abbastanza famoso, si chiama Grax, che è riuscito a fare ben 312 coppe con 10 vittorie di fila, però in Arena 6. Quindi io cosa sono riuscito a fare? Di queste 500 passacoppe ne ho fatte 309 di fila, con dei pareggi in mezzo però. Quindi Grax, dandoti la possibilità di fare dei pareggi ma non assolutamente delle sconfitte, vediamo ai tuoi livelli in Arena 7, in Arena 8 dove riesci ad arrivare e se ce la fai a battermi appunto. Senza considerare ragazzi che lo scriverò anche nel titolo: ho raggiunto l'Arena 8 e per me questa è una soddisfazione immensa. Senza leggendarie, senza domatore, senza gigante royale e senza gemme ragazzi. Ok, c'è il gigante di livello 8, è ben potenziato, ma il gigante ragazzi è una carta alla fine. Io ho potenziato la mia carta preferita a manetta e sono riuscito ad arrivare in Arena 8 senza usare le solite carte, e questa veramente è una soddisfazione immensa. In ogni caso, in questo video ho deciso di festeggiare con voi e con tutto il clan andando a fare una serie di partite a raffica ragazzi, siccome mi chiedete sempre più partite nei miei video, finché non si scarica la videocamera. Allora, questa Reflex monta una memoria da 8 giga che arriva a mezz'ora di registrazione in full HD. Ovviamente farò dei tagli, non vi caricherò un video di mezz'ora, ma finché la mia faccia non sparisce da questa carta esagonale io continuerò a combattere contro di voi. Cerchiamo di sfruttare al massimo il nostro tempo e partiamo subito. Ok ragazzi, ecco il primo, siamo contro Marco. Allora, Marco ha uno svantaggio come noi, perché io ho il gigante di livello 8 che diventa di livello 7, lui ha i barbari di livello 10 che qua diventano di livello 9. Sono arrivato in Arena 8 ma nei video devo perdere, anche nell'ultimo ho perso malamente. Te pareva? Cioè 166 punti vita alla torre ragazzi, cioè io ci credo, guardo la videocamera anziché giocare. Si vorrà anche vendicare Marco perché in un video precedente l'avevo battuto e la cosa mi sa che non gli sarà andata giù. Un secondo con sti maledetti barbari col domatore mi ha fatto fuori la torre. Ma sì ragazzi, chi se ne frega, perdo volentieri oggi. Piuttosto voglio provare una mini combo con spaccamuro e goblin. Ok, no, ha visto ragazzi, ha funzionato. Praticamente i goblin hanno spinto lo spaccamuro ad andare più veloce. Epica sta coda, tipo nanerottoli che corrono a caso. Torre fatta fuori. Certo che anche sto qua cazzo c'ha due leggendarie, voglio ben vedere. Bombarolo e spiriti di fuoco dietro il gigante, qualcosa di epico, straforti veramente. Ok, mi risponde con i barbari, ottima scelta. Opla. Tra l'altro siamo a metà della memoria della Reflex ragazzi, stiamo andando molto bene. Io ti butto la zapla, ti faccio 68 di danno preciso preciso. Di nuovo provo ad attaccarmi, pala di fuoco e... No, attenzione! Oddio, la palla di fuoco ha distolto completamente il domatore dalla torre inferno. Sono rimasto male ragazzi. Butta la fireball di cattiveria così, ma la partita direi che è vinta. Ok ragazzi, nel frattempo abbiamo cominciato una partita con Davi e Basta, che ci sta già facendo un culo assurdo. E penso che siamo verso la fine perché comincia a finire la memoria della Reflex. No, fireball sbagliata, oddio. Ragazzi, abbiamo perso per forza. Ragazzi, io farei volentieri un'altra partita, ma tra 3, 2, 1... Si scarica la Reflex. E quindi ragazzi, anche se non mi vedete più, come al solito vi ringrazio per tutto il sostegno che c'è sotto ogni video e spero che anche questo vi sia piaciuto. Finalmente abbiamo raggiunto Arena 8, maledetta ragazzi. Fate anche un salto in descrizione ovviamente per seguirmi sui social e restare aggiornati su tutti i prossimi video. E quindi ragazzi, non ci resta che aspettare la risposta di Grax e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.